Ciao, da luci, oggi iniziamo questo progettino. Come vedete, è un progettino a pannello, io un pannello l'ho già realizzato. Ora non mi ci sta tutto in, in, in camera, ma eh, vi faccio vedere che è un pannello a T, vedete, quindi ho fatto, sono partita dal basso con le mie belle catenelle eh, sono salita fino allo scalfo manica dopodiché ho aumentato sia a destra che a sinistra eh, la lavorazione mh, per la preparazione delle maniche questo progetto io intanto vado avanti a muoverlo così piano piano lo vedete bene è fatto con lo metto da parte questa uh, bellissima cake. Allora, questa uh, cake si chiama uh, Snow Cake e la trovate da Merceria Italia Artisan. Allora, uh, la particolarità di questa uh, cake è proprio che ha uh, un'anima in cotone con del Mohair. Vedete, questi spruzzetti sono di Mohair e. Uh, Ah, L'easy start quindi voi potete partire dal centro e adesso vi spiego subito perché vi spiego questa cosa perché perché io con la parte eh, dietro quella che voi avete appena visto è la parte retro o davanti perché il collo Sarà come sempre a barca perché a me piacciono barca, eh, però per avere poi la, lo stesso colore che si congiunge sulle maniche. Ora noi inizieremo da fuori, quindi inizieremo da questo filo. Quindi io rimetterò dentro il filo iniziale così non ci dà fastidio e lavoreremo con l'esterno della nostra eh, cake proprio perché così quando arriveremo di nuovo alle maniche si suppone che noi avremo di nuovo questa colorazione e quindi avremo una conti continuità di colore. Perché ho scelto la costruzione a T perché quando si hanno dei, dei, delle cakes, quindi con uh, gradient, con, con colore gradient o comunque con sfumature lunghe, uh, si rischia che se faccio un altro tipo di uh, lavorazione, uh, può essere che io poi mi ritrovi con le maniche di colori diversi, mentre con la costruzione attiva eh, il colore rimane più uniforme sicuramente il dietro e il davanti avranno colore diverso il che potrebbe essere anche positivo perché potreste decidere di indossare la vostra maglia un giorno dal retro un giorno dal davanti quindi avere magari due maglie in uno ecco eh, quindi magari un giorno metterla con la sfumatura blu davanti e un giorno metterla con la sfumatura nera eh, davanti quindi potete decidere ma eh, appunto eh, questo è eh, quello che io consiglio, la costruzione a T eh, per le nostre maglie con questo tipo di filato. Questi sono 900 metri, quasi, quasi 1000 metri di filato, quindi ci facciamo una maglia tranquillamente eh, taglia ml. Ehm, Cos'altro vi potrei dire? Io userò, come vedete, un uncinetto numero 5. E la lavorazione è una lavorazione semplicissima, veramente anche adatta alle principianti, bisogna stare solo un po' attenti eh, nel primo giro, quindi fate le catenelle al primo giro perché ci si potrebbe confondere. Un altro metodo per usare queste cake e non avere il problema delle maniche è a prenderne due, prenderne due e scomporle in modo da avere... Eh, poi le maniche dello stesso colore però diventa una cosa forse un po' dispendiosa quindi io consiglio la costruzione a T a meno che a voi non piacciono i colori casuali allora in quel caso a me non disturbano personalmente anzi trovo più movimento nella maglia però c'è a chi disturba avere la manica di un colore e eh, una manica di un altro quindi eh, io consiglio la costruzione a T Bando alle ciance, direi che passiamo immediatamente alla, alla costruzione del nostro modello. Quindi partiamo con montare 66, io per me monterò 66 catenelle perché il multiplo è di 3. Quindi vado a montare le mie 66 catenelle. Se avete la mano stretta, usate un uncinetto più grande per le catenelle. Vi è anche più facile perché è un po' pelosetto questo filato e quindi troverete meglio la catenella. Fate le nostre 66 catenelle. Cosa faccio? Ne aggiungo solo una e. Uh, entro nella quarta, inizio con una maglia bassa, quindi conto una, due, tre, e nella quarta entro con una maglia bassa ed ho fatto il mio primo anellino: 3 catenelle, ne salto 2, 1 2 e nella terza entro con una maglia bassa di nuovo. 3 catenelle, ne salto 2 e nella terza entro con una maglia bassa. 3 catenelle, ne salto 2 nella terza maglia bassa. Facciamo così fino al termine del giro, mi raccomando, contate bene le catenelle, perché se non contate bene le catenelle, rischiate che ve ne avanzi qualcuno alla fine. Però non è un problema perché si possono disfare tranquillamente. Quindi vi lascio continuare eh, così fino al termine del giro e vi faccio vedere come si volta e come si va avanti. Arrivati in fondo alla riga. Questo è quello che avrete ora. Il, il lavoro sarà sempre lo stesso, praticamente stiamo facendo la rete di Irlanda, ma con due catenelle in meno proprio per farla essere un attimino più stretta, quindi un modello un po' più invernale. Ho deciso uh, questo punto per, questa, la, per questo filato perché è molto peloso, quindi i fori diciamo vanno a incidere poco su. Quello che sarà uh, il calore poi della maglia, in quanto è vero, sì, che è tutta forata, ma uh, il mohair uh, della maglia va a scaldarci comunque. Quindi, come proseguiamo essendo arrivati in fondo 3 catenelle. Voltiamo il lavoro ed ora andremo a lavorare semplicemente dentro negli spazi, quindi negli archetti creati nel giro sottostante, quindi sempre 3 catenelle e lavoriamo nel giro sottostante. Eh, L'unica cosa che dovete tenere presente è il primo e l'ultimo, allora il primo non è un problema perché lavorate nel primo utile, però vedete che poi rimane molto strettino il primo. Quindi quando arriverete qua in fondo, stessa cosa, è molto strettino, quindi dobbiamo stare attenti a non perderci quel, um, quell'archetto. Quindi cosa facciamo? Andiamo avanti comunque con le nostre 3 catenelle, e lavoriamo nell'archetto successivo. 3 catenelle, archetto successivo. Quindi la lavorazione è veramente semplice, adatta ai principianti. Siamo arrivati, vedete, al penultimo archetto. Ora questo è minuscolo, ma c'è. Quindi non saltatelo, altrimenti eh, vi risulta come diminuzione. Quindi facciamo le 3 catenelle. Entriamo proprio in questo buchino piccolo, che è normale che sia piccolo, perché ovviamente è creato da 3 catenelle. Facciamo di nuovo 3 catenelle. Voltiamo il nostro lavoro. E proseguiamo, vedete entrando nel primo foro utile, quindi questo, creando ovviamente anche da questa parte: vedete il forellino piccolo. Quindi cosa facciamo? Andiamo avanti a lavorare in questo modo, veramente molto veloce, semplice. E scorrevole cresce anche molto velocemente. Vedete, siamo al terzo giro e già qua ci sono almeno due centimetri di lavorazione. Ehm, andiamo avanti fino ad arrivare a Uh, lo scalfo manica la lunghezza io non ve la do perché voi potrete decidere di farlo lungo quanto volete del tipo che se volete un maxi pull lo fate più lungo se volete una uh, una maglia di quelle con la vita uh, molto alta quindi comunque con uh, la pancia fuori se lo state facendo per ragazzine così che si portano un po' con la pancia fuori, potete farlo più corto, se come me invece eh, lo volete a casacca, lo fate di una lunghezza media. Però la lavorazione è sempre la stessa: 3 catenelle, si entra nell'archetto sottostante. Il primo utile quindi questo è quello che abbiamo lavorato. Andiamo nel successivo. E quindi lavoreremo così fino ad arrivare allo scalfo manica, lì poi vi farò vedere come agganciare le catenelle per ehm, iniziare le maniche per la nostra costruzione a T. Quindi eh, direi che si può proseguire tranquillamente fino all'altezza desiderata. Tenete presente sempre della quantità del fi di filato che avete. Eh, io vi consiglio il mio stesso filato perché guardate, è cioè proprio spettacolare. La come si dice la lavorazione è una semplice lavorazione a rete d'Irlanda ovviamente con meno catenelle perché non volevo dei fori da pescatore ecco da rete da pescatore e, però è diciamo particolare il fatto che eh, la pelosità vedete intanto siamo arrivati all'ultimo vedete che piccolino ci infiliamo e chiudiamo con la maglia bassa quindi ehm, la lavorazione è sempre la stessa eh, fino all'altezza dello scalfo manica. Vi consiglio per prendere la misura del pannello di prendere la vostra circonferenza della zona più ampia. Quindi la mia zona più ampia, per esempio, sono i fianchi, eh, per alcune potrebbe essere il seno o l'addome. Quindi prendete la circonferenza nella parte più ampia, la dividete a metà e sapete quanto. Deve essere lungo, deve essere largo, sapete la larghezza precisa di un pannello eh, e poi vi farò vedere come si uniscono i pannelli. Vi assicuro che con questo tipo di lavorazione non si vedrà nemmeno uh, l'unione dei pannelli. Comunque vi lascio uh, continuare da sole fino allo, scalf allo scalfo manica, dopodiché vi faccio vedere come si aumentano le catenelle a destra e a sinistra per le maniche e quante metterne, eh, dopodiché il gioco sarà fatto. Finito il mio pannello, vedete io sono arrivata all'altezza, come ho fatto ho contato lateralmente proprio i fori e non li ho contati tutti, ho contato il foro uno sopra l'altro, quindi eh, ho, ho contato sì 1, 2, 3, 4, però in realtà erano due giri alla volta quindi quando voi contate uno quello sopra due poi tre e quattro in realtà siete ad otto giri ma a voi poco interessa l'importante è che il numero dei giri sia uguale in questo caso io ho deciso di eh, non farlo dietro più lungo che davanti perché così posso indossarlo eh, reversibile cosa facciamo a questo punto? A questo punto non dobbiamo fare altro che aumentare per le maniche e, e a voi sembrerà una cosa veramente eh, banale, eh, ma eh, vi assicuro che è la cosa più semplice e quindi più comoda. In realtà, arrivati dal lato dove dobbiamo arrivare, Iniziamo a montare delle catenelle eh, in questo caso io ho usato come campione eh, la, mia, la mia maglia per capire la misura di in centimetri di catenelle che dovevo mettere e ho deciso di montarne 60. Quindi non faccio altro che da qui, quindi dall'ultima eh, l'ultima all'ultimo archetto non faccio altro che iniziare a fare 2 3 4, 5, 6, 7, 8 e così via eh, fino ad arrivare a 60. Alla sessantesima ne facciamo ancora una che è quella di sicurezza, diciamo perché tagliamo il filo, in questo caso lo spezzo, e eh, è la catenella di sicurezza, quindi comunque voi ne avrete 60 per di solito nel cappietto iniziale non si lavora. Dall'altra parte cosa facciamo? La stessa cosa, per essere sul dritto del nostro lavoro partiamo da zero e poi ci agganciamo alla maglia, quindi facciamo il nostro cappietto mobile e giusto per rimanere sul dritto del lavoro, quindi facciamo le nostre 60 catenelle. Anche la mia sessantesima catenella dal dritto, non faccio altro che puntarla nella eh, maglia bassa che c'è qui oppure all'interno dell'anellino. Non è, non è una cosa importante, l'importante è agganciarla alla maglia. Quindi io con una maglia bassissima vado e faccio, aggancio praticamente la mia catenella al lavoro. In questo caso è scivolato, vedete, l'ho agganciata, ne faccio una di sicurezza, tiro e taglio. Sempre come al solito, io vado di mani e taglio. Quindi ho agganciato, questi saranno tutti i fili che noi nasconderemo. Ho agganciato la catenella sia di qua che di là. Ora cosa faccio? Guardo qual è il dritto del lavoro, e in questo caso, io sono già sul dritto del lavoro e non faccio altro che. Iniziare, scusate mi scivola dal tavolo perché è pesante, iniziare a rifare il mio punto catenella di Irlanda tenendola dritta mi raccomando, partendo da qua prendo il mio filato, rifaccio ovviamente la mia, il mio cappietto mobile, entro nella prima catenella. Qui, faccio la mia mi aggancio diciamo con una maglia bassissima 1 2 3 catenelle e ricomincio a costruire quindi salto 2 nella terza andrò a fare la maglia bassa 1 2 3 scusate uscita dall'inquadratura ne salto 2 nella terza maglia bassa 1 2 3 catenelle salto 2 catenelle sottostanti nella terza maglia bassa e quindi fino ad arrivare ovviamente all'attaccatura della maglia. Quindi abbiamo creato di nuovo i nostri archetti e se avete lavorato nel modo corretto vi devono rimanere 2 catenelle. Quindi voi fate 3 catenelle. Qui ve ne devono rimanere due e dovete lavorare nel primo archetto attaccati alla maglia in questo modo quindi andremo avanti nello stesso medesimo modo quindi sempre 3 catenelle archetto e a questo punto la lavorazione è quella fatta fino ad ora perché stiamo lavorando sul corpo della maglia quindi non stiamo più lavorando sulle braccia ma sul corpo quindi andremo avanti così e eh, vi faccio vedere ovviamente l'attacco sull'altra uh, manica che è lo stesso della partenza perché quando avremo fatto l'ultimo archetto facciamo le 3 catenelle saltiamo le due maglie le due catenelle sottostanti in questo caso e procederemo con uh, ricreare l'altra manica dopodiché ovviamente dovete andare avanti a lavorare negli archetti come fatto fino ad adesso, quindi fino al, al corpo della, della nostra maglia, quindi vedete sono arrivata all'ultimo archetto, fatto le 3 catenelle, mi inserisco con la maglia bassa, faccio 3 catenelle, conto una, 2, entro nella terza catenella eh, ricreata ex novo, quindi di nuovo 3 catenelle. E salto una due e entro nella catenella ex novo vi consiglio per vedere se avete fatto giusto poi di contare gli archetti di una manica e contare gli archetti dell'altra perché è facilissimo ve lo dico proprio chiaro perché sbaglio anch'io spesso è facilissimo eh, saltare qualche catenella e quindi poi ritrovarsi con una manica più lunga e una manica più corta quindi vi consiglio, dopo aver uh, finito gli archetti uh, nuovi sulle maniche, di contare che siano dello stesso numero sia su una manica che sull'altra. Proprio per essere sicuri, insomma, di avere le maniche della stessa lunghezza, io procedo fino alla fine della manica. Dopodiché, la lavorazione è sempre la stessa. Quindi, girate il lavoro facendo le 3 catenelle, lavorando in tutti gli archetti che vi trovate. L'altezza della manica eh, dovrà essere la circonferenza del vostro. Braccio, quindi vi prendete la parte più larga del braccio, eh, fate la, prendete la circonferenza, la dividete a metà e sapete quanto, alta dovrà, quanto altro do, alto dovrà essere il pezzo eh, che lavorerete della manica, tenete conto che poi al momento della cucitura, se rimanete un po' più strettina al momento della cucitura, eh, cucendo appunto. Eh, Comunque, eh, Irlanda eh, guadagnerete un punto sopra e un punto sotto. Quindi, eh, calcolate che se rimanete un po' strettine, si può giocare un po' sulle cuciture. Comunque, io procedo in questo modo. Conteremo poi: mi raccomando, contate quanti archetti avete da un lato e quanto arche quanti archetti avete dall'altro per essere sicure, se no, piuttosto smontate se ne avete di più o di meno, eh, aggiungete facendo catenelle oppure disferete ma vi fermerete allo stesso numero delle catenelle che avete sull'altra eh, manica altrimenti vi verrà una manica più lunga e una manica più corta vedete a me per esempio qua sono avanzate eh, una catenella e mezza o l'ho mangiata durante la lavorazione ma non si vedrà comunque oppure ho eh, fatto una catenella in più una in meno poi andrò a disfarla non è un problema Faccio 3 catenelle, volto il lavoro come fatto finora e ricomincio a lavorare, quindi le maniche attaccate al corpo eh, della nostra maglia, vedete, in questo modo. Quindi per l'altezza che vi ho indicato prima, quindi prendete la circonferenza della parte più larga del vostro braccio e ehm, la dividete a metà. Stando un po' scarse perché poi con la cucitura sicuramente guadagnerete almeno un centimetro. Eh, io proseguo. Quando ho finito, passiamo alle rifiniture, finiti davanti e dietro, e eh, anche per le mani, che ho contato l'altezza dei fori, ho segnato con i marcapunti, vedete dove voglio che eh, venga posizionata l'apertura del collo. Io voglio un'apertura molto ampia. Non ho staccato il filo perché eh, andrò direttamente a cucire con quest'ultimo. Adesso non vi confondete perché eh, ci sono un sacco di fili, devo ancora nasconderli tutti. Però vi faccio vedere come eh, andiamo a eh, cucire con il nostro punto, eh, catenella allora. Giriamo sempre nel senso di lavorazione, quindi giriamo in modo da prendere, ecco qua, il, questo punto, scusate, questo punto e questo punto. Quindi entriamo anche in questa maglia eh, bassa, così e ci entriamo facendo una maglia bassissima. Dopodiché, che cosa facciamo? Facciamo 2 catenelle e dentro nell'archetto ehm, nell davanti a noi e faccio una maglia bassa 2 catenelle entro nell'archetto dall'altra parte quindi nell'archetto sull'altra spalla e faccio una maglia bassa 2 catenelle ed entro nell'archetto davanti a noi con una maglia bassa 2 catenelle e dentro nell'archetto vedete questo è quello che abbiamo lavorato quindi andiamo nel seguente e facciamo la maglia bassa in questo modo noi stiamo unendo vedete appunto catenella quindi non si vedrà a parte mh, il colore che sarà ehm, ovviamente diverso perché non siamo arrivati ad avere proprio la stessa eh, colorazione eh, a parte quello, non si vedrà nulla, se volete fare la cosa più stretta, potete decidere di fare solo una catenella invece che due. Io ho deciso due perché a me piaceva di più così quindi controllate sempre quale catenella avete già lavorato e in quale dovete entrare in questo modo: quindi, 2 catenelle, passiamo da un lato, uniamo 2 catenelle. Passiamo dietro, controlliamo quale abbiamo già lavorato e andiamo nella successiva e facciamo la maglia bassa. Allora potete decidere se fare maglia bassa o maglia bassissima. Comunque non si vedrà, vedete che non si vede assolutamente la giuntura. Questo lo faremo fino al collo, poi staccheremo il filo, quindi lo faremo fino a qui, staccheremo il filo, riattaccheremo il filo nello stesso modo e cuciremo così tutto anche eh, i laterali, quindi agganciandoci sempre nei eh, fori anche lateralmente, quindi sempre prendendo... Ehm, ci agganciamo nella prima maglia e poi facciamo 2 catenelle... Entriamo nel primo foro 2 catenelle, entriamo nel primo foro dall'altro lato 2 catenelle, primo foro da questo lato 2 catenelle, primo foro dall'altro lato quindi cuciremo sempre tutto nel medesimo modo come potete vedere eh, il risultato è veramente bello perché non si vede assolutamente la giuntura si continua in pratica con il punto rete quindi io proseguo, dopodiché faremo le rifiniture a maglia bassa su polsini e collo. Questo è ciò che avremo al termine delle cuciture. Ora io vi faccio vedere le cuciture che ovviamente non si vedono, vedete? Perché noi abbiamo lavorato appunto catenella sulla catenella, quindi avremo tutta la maglia con le cuciture che non si vedono, vedete, cambia il colore. Io poi ho voluto usare un colore in contrasto proprio per delimitare ecco, quelli che sono i bordi. Ma come vedete, eh, cuciture non se ne vedono. Ora, io ho deciso di tenere un collo piuttosto ampio, poi mi sono accorta che era molto ampio e ho semplicemente fatto. 300 catenelle sulle quali ho lavorato un giro di maglia bassa, vedete proprio un giro di maglia bassa e ho fatto entrare nell'ultima catenella, vedete la fascettina che si vede e non si vede a contrasto eh, creando questo fiocchettino che avrete visto anche nelle immagini dell'anteprima. Quindi la mia casacca eh, è Praticamente finita. Ora metterò una delle mie targhette fungo label. Ecco qua, con il mio logo, qui nell'angolino della maglia. E la mia maglia è bello che finita. Allora, io ho deciso di chiamarla uh, Irish Snow quindi eh, neve irlandese perché ovviamente abbiamo usato la rete d'Irlanda e il filato si chiama cake snow quindi questo, questa è la motivazione del nome <ride> che, eh, Irish snow eh, io spero che vi piaccia va in tutte le taglie veramente può essere fatta in tutte le taglie perché è una maglia a pannello quindi dovete soltanto prendervi le misure e eh, lavorare non ho rifinito con bordini né i polsi né il collo né il fondo della maglia semplicemente perché mi, mh, mi piace che la rete abbia questa uh, morbidezza e mobilità in modo che si possa allargare o allungare come si vuole. Uh, se noi avessimo fatto un se noi facessimo un bordino. Ovviamente limiteremo quindi si stringerebbe in quel punto la maglia, vedete che il retro è eh, di un altro colore, ma si ha comunque la continuità. Vedete che, che bello che è. Questo è il retro e questo è davanti, quindi comunque si ha una certa continuità nei colori. Io spero che anche questa maglia vi sia piaciuta. Spero che l'abbiate trovata di facile realizzazione. Vi invito ad andare a visitare. Entrambi gli shop, quindi Merceria Italia Artisan, vi lascio il link sia della merceria che il link diretto al filato in descrizione e vi lascio in descrizione anche ovviamente il link per le mie bellissime etichette personalizzate Fungo Label. Quindi vi do appuntamento al prossimo tutorial. Ciao da Luci, un bacione grande, a presto.